Sai perché esiste l'uomo disegnato? Uomini Harari. Oggi parleremo di una storia non comune, vera e insolita. Racconteremo di un uomo generato da una matita e un temperino, siamese. Signora, ci racconti la sua storia e quella di suo figlio? Aiuto! È cominciato quando ho conosciuto mio marito. Ma di E come mai ha una voce così mascolina? che? Lei ha mai sentito una differenza fra un miagolio di un gatto maschio e quello di un gatto femminile? Scusi. Ogni tanto lo vedo in giro e non passa inosservato. Ha dei bei lineamenti, solo un po' marcati. E lei, cosa ne pensa di sua moglie? La storia con mia moglie è stata triste e travagliata. E come mai? Perché la madre di mia moglie è madre in Cina e quindi hai buchi a mandorla. Io lo conosco fin da quando era bambino. Io sono il suo insegnante di basso. Posso dirvi che è un tipo taciturno. Tutta un'altra musica! Io sono il ginecologo della madre. È stata un po' dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Il bambino mi è sembrato un po' pallido, ma poi col passare del tempo ci si abitua. Signora, ci può mostrare qualche foto di suo figlio? E perché no? Questa foto mio figlio si sta preparando per andare alla discoteca. E come mai? Era il mio ex e io ho perso la testa per lui. È il mio migliore amico. Ne abbiamo passate di tutti i colori con lui. Qui mio figlio è con due suoi cari amici. E come mai? Palestra. E come mai? Perché mio figlio è un cultore del benessere. E come mai? Vorrei dire un'ultima cosa su mio figlio. È molto, molto religioso. E come mai? Ma non è bigotto.
Lisa. Ma lui non è bigotto. In questa puntata vi abbiamo svelato di tutto e di più. Nella prossima puntata de I Uomini Rari, l'uomo trasparente, figlio di un impermeabile e di una goccia d'acqua, Giovanna. Sai perché le lattine di birra sono 33 centimetri? Oh.